Bentornati o benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, oggi in compagnia di Antoine. Perché? Cosa stiamo per andare a fare? Il test ride della mia moto. Ci vediamo? No, no, che cos'è quella faccia? Dai, te la riporto, eh? La riporto? Male che vada, te la riporto con qualche foglietto attaccato. Va bene, fogliette va bene. Ma sì, dai. Partiamo come il nostro solito, ragazzi, dal comfort alla guida. Oggi tracciato differente per il test, perché siamo sulle curve dove l'ultima volta mi avete visto provare una energica. Ma oggi ripassiamo al buon vecchio motore termico di questa Ducatona. Il comfort, ragazzi, su questo Street Fighter, a parer mio, non è affatto male. La sella è ben imbottita, le gambe sono ben strette e salde al serbatoio. La posizione delle pedane, come anche quella del manubrio, che ha questa piega particolare con la possibilità di essere regolato, è ottima. E le braccia, come le gambe, riescono a stare ben comode quando si è in sella alla guida di questa Street Fighter. La strada oggi non è bellissima come me la ricordavo, visto che ieri in queste zone ha piovuto veramente tantissimo, quindi faremo un pizzico più di attenzione, anche perché di andare a firmare non ne ho voglia. La moto risulta essere molto maneggevole, veloce nei cambi di direzione e si guida veramente veramente bene. Qualche contro però questa Street Fighter ce l'ha: nell'utilizzo cittadino tende a scaldare un po', e questo, come sapete, è un po' una caratteristica Ducati. Niente di eccessivo, ma per dovere di cronaca ve lo inserisco nella recensione. Una volta terminata la parte del comfort, direi di passare al motore di questa Street Fighter, motore derivato chiaramente dalla sorellona super sportiva V4. La versione che abbiamo oggi ha un allestimento particolare, infatti è il V4S. Arriveremo poi a parlare della ciclistica, che viene caratterizzata appunto da questa S. Ma tornando a parlare del motore di questa Street Fighter, ci troviamo su un 1103 di cilindrata con 128 Nm di coppia e oltre 200 cavalli. Il motore risponde veramente benissimo, bello il comando ride by wire, che ha una sensibilità, oserei dire, perfetta. Non ci sono buchi di erogazione, siamo con uno scarico comunque originale, quindi tendenzialmente la moto è nuova e non ha subito modifiche da parte di Antonio. Il sound originale è un po' da lavatrice con questo scarico, ma comunque una lavatrice cazzuta. Le marce entrano tutte quante per bene. Con questo allestimento in particolare troviamo un cambio elettronico sia a salire sia a scendere, e vi posso dire che sinceramente parlando è difficile trovare un cambio elettronico migliore di quello Ducati. A me personalmente piace veramente tanto, sia per la morbidezza sia per la precisione di inserimento delle marce. È una moto che ha veramente tanta coppia, perché Ducati su questa Street Fighter ha modificato un po' il motore, regalando più prestazioni al rider ai medi e i bassi regimi. Buone anche le gomme dei primi equipaggiamento. Mi è capitato a volte a bordo di questa Street Fighter di avere un po' di pattinamento sul posteriore, gestito comunque molto bene dall'elettronica, di cui andremo a parlare tra pochissimo. Passiamo adesso però all'argomento che vi ho accennato prima, cioè quello della ciclistica. La moto è equipaggiata completamente Ohlins e sull'anteriore troviamo delle forcelle NYX 30 con trattamento TIN per aumentare lo scorrimento. Sul posteriore invece troviamo un TTX 36 ed entrambi, sia anteriore sia posteriore, sono completamente regolabili elettronicamente, quindi gestiti dalla centralina Ohlins che si trova a bordo di questa Street Fighter. Sulla parte anteriore invece, per quanto riguarda il reparto freni, troviamo una coppia di dischi da 330 mm collegate ad una pompa Brembo radiale. Questi tubi chiaramente li troviamo sia sul posteriore sia sull'anteriore. Invece sul posteriore troviamo un disco da 245 mm. Belle anche le pinze, che chiaramente sono, come tutto il resto dell'impianto, Brembo. Quattro pistoncini. Ed è una moto, ragazzi, che tra le curve è veramente veramente eccezionale. Tu imposti, metti giù e poi il resto lo fa lei. Chiaro è, ragazzi, che se avete l'asfalto brutto, l'elettronica e la ciclistica non fa miracoli. Accennavamo prima il discorso elettronica e a questo punto lo approfondirei un attimino. Troviamo un pacchetto elettronico assolutamente
stra completo, dall'antipennale al cambio elettronico per arrivare poi al traction control, ABS, manopole riscaldate, comando ride by wire, e chi più ne ha più ne metta. Ducati ha fatto all-in su questa Street Fighter mettendo tutto quello che aveva acquisito nel campo delle corse, proprio come sulla sua V4. È bellissima come si va a inserire comunque tra le curve, come poi una volta impostata la traiettoria mantiene il tutto e ti porta fuori dalla curva con un calcio in culo che voi non avete idea, una coppia imbarazzante. E questo effetto è dovuto anche da il peso che ha questa moto, che è veramente basso, si parla di 199 kg in ordine di marcia, e quindi a secco credo che saranno una ventina di chili di meno, saremo intorno ai 170-180, ma veramente assurda. L'unica cosa che voglio fare adesso, prima di riportarla ad Antonio, è metterla in mappa race e provare magari sul rettilineo che abbiamo qui sopra una tiratina. Si sente già dal comando del gas che la moto è molto più incazzata. Mamma mia, se cambia, cambiando mappatura. Oh sì, vogliamocela un po'. Mamma mia, che cavolo di tiro, ma è assurda, raga, non avete idea, non avete idea. Chiaramente tende molto ad alleggerire l'anteriore, scarica tutto quanto sul posteriore, ma l'elettronica che gestisce poi la ciclistica risponde veramente bene. Mamma mia! Forse in una guida un po' più spinta segnalo solo esclusivamente il fatto che ci sia il serbatoio che necessita di un po' di grip, in quanto è veramente scivoloso. La sella comunque invece va benissimo, non scivola affatto, motore eccezionale e prestazioni al top, reparto freni ottimo, non fa una piega, tu butti lì, ottima anche la sensibilità comunque della leva e dell'impianto frenante stesso. Poi alla fine parliamo comunque di una naked che brama la pista e non la disdegna affatto, quindi le prestazioni devono essere assolutamente queste. Madre del Dio, ma cos'è la seconda terza? Schiaffa dentro un buco nero e ti ci tira fuori a calcio in culo. Che spettacolo, che meraviglia. È quasi un dispiacere dovergliela ridare ad Antonio, vi dico la sincerità. Prima delle conclusioni finali vi accenno solo per completezza di informazione che chiaramente, come avete potuto ben immaginare, ha anche le mappature motore, tutte quante totalmente personalizzabili. Sulla moto troviamo Race, Sport e Street, ogni mappatura ha la sua configurazione specifica, quindi non dovrete ogni volta andare a modificare il settaggio, perché si porterà con sé sia i parametri dei controlli sia i parametri delle sospensioni. Detto questo ragazzi, direi che possiamo vederci direttamente da Antonio per le conclusioni finali e i saluti. Giungiamo così alle conclusioni finali su questa V4S Street Fighter. Allora, lati negativi, consuma tantissimo, se vado da 16 litri, ma chilometraggio attestato intorno ai 160-170 km, percorsi in autostrada, quindi realmente sesta marcia, gas un pelo, un pizzico, andavamo via così. Altri lati negativi non ne trovo realmente, perché è una bella moto, un bel motore vivace, ottima la coppia, tantissimi cavalli a disposizione, la città gli sta un po' stretta. Ovvio è che la maggior parte di voi la utilizzerà per quello, ma sappiate che il calore che vi uscirà dal motore non sarà proprio piacevolissimo. Possiamo salutarci qui, io credo che la recensione sia piuttosto completa, fatemi sapere se ho mancato qualcosa qui sotto nei commenti, iscrivetevi, lasciate un bel like e condividete il video, ci vediamo alla prossima, ciao! Yeah.